Benvenuti in questo nuovo episodio della Progetto Zone Free in Capmood. Perché sto iniziando dalla schermata di selezione del mondo? Perché il pacchetto si è aggiornato alla versione 3.3.57. Quindi ho dovuto copiarmi il mondo nel nuovo profilo e vedere come funziona, perché nella descrizione c'è scritto che sarebbe consigliabile creare un nuovo mondo. Tanto che ci ho passato parecchio tempo su questo mondo, preferirei vedere se riesco a caricarlo, sperando che non crashi, e vedere cosa si è rotto, perché è stata rimossa, per l'appunto, la mod della Landcraft. E già, avevo appena fatto la farm del Big Brother, quindi si vedrà, anche perché era l'unica mod collegata strettamente alla Mystical Agriculture, quindi non so come si otterranno ora le essenze. E cioè, ho già visto come si ottengono, mi sembra siano dei lingotti che devono essere infusi, ma lo vediamo meglio adesso. Nel frattempo avevo fatto una base per la farm di Capacitor, ho messi 4 puntatori laser diversi che li farmavano, e le risorse le ho, devo solo metterle insieme ed è un processo veramente lungo ed eterno, quindi credo di non voler fare tanti Capacitor e poi entrare nella Energistic, ma vorrei farla subito, il prima possibile, quindi sarà una lasciata verso l'ME controller o anche semplicemente verso l'apple dell'interface e quelle cose lì, per poter semplicemente autocraftare, perché farlo a mano è improponibile. Ci siamo? Sembra che abbia caricato il mondo. Lag iniziale di caricamento e vediamo che cosa si è rotto. Cosa voglio vedere te? Cosa sei? Ok, non sei niente. Quindi se ti rompo, si ricorda comunque che è in Big Brother, però non dovrebbe più esistere. Ok, quindi se cerchiamo per esempio il Vision, non c'è. E ok, ho comunque già dei semi, dato che vi ho detto che mi portavo avanti. Ho fatto un paio di semi, sto portando il copper per tutti gli incroci strani con i semi dell'Agricraft, però questi semi diciamo che li ho già fatti e il resto dovremo vedere. Ora, per esempio questa Master Infusion Stone si fa con Neltron Steel of the Sixth Grid, che si fa con 3 del Fit, che si fa con il Tungsten of the Wild Alloy, fa con 2000, cioè 2 secchielli di tettoni e petronio, e 3 non trusting, che si fa con 2 secchielli, si fa con 2 secchielli, si fa con 2 secchielli e il draconium. Il draconium non lo posso ancora fermare. Ce l'ho il draconium. Forse lo possiamo. Si può farmare? Sì. Con limestone. Ok. Beh, un gran bel cambiamento. Questa farm diventa del tutto inutile. Ma per il resto non dovrebbero esserci troppi cambiamenti. In teoria le quest sono tutte buggate,
Forse. Sì, infatti. C'è un comando che bisogna fare, che è slash gq admin. Default, no. Ok, ovviamente non ho i cheat, quindi andiamo a metterli. E in teoria adesso, esatto, questo dovrebbe essere cambiato. Ci sono dei cambiamenti particolari, se non sbaglio. La banda of animation. Ah, si fa col... Ah, sembra improvvisamente molto più semplice rispetto a come era prima. Per esempio la Creative Essence. Come che si fa? Insanium. Si fa con... Ok, quanto avanti questa tiritera di 3 e 3 e 3? Col tin altri 3, con il sulfur altri 3, viene utilizzata... Oh, questi prima non c'erano. Ok, sembra che... Ah, pure per fare quantum compressor, si sono proprio divertiti a fare questo stile. Infinity Catalyst, ok, questo non so cosa sia. Ok, quindi questo è l'ultimo tiro, non ho più pallida idea di quanto ne serva per farlo, però per il momento non mi interessa neanche. Ora, quello che ho fatto da prima della che ci lasciassimo era questo. Io metto qua dentro e ci ho messo tutti i time conduit con i filter per fare prima, diciamo, io metto gli item qua dentro e loro entrano nel sistema. Sono riuscito a fare 12 cristalline, crystalline capacitor, che adesso devo mettere in uno slice and splice per fare i melodic. Anche questo è cambiato, non c'era prima l'ordita. Che questo sembra simile e questo è uguale. Transistor. Ok, sembra tutto simile a prima, se non per l'ordita. Beh, dato che ci servirà molto in stile, ho sostituito la nostra produzione di Skystone Dust con una di Endstone, perché ne è rimasto solo mezzo stack. E tra l'altro questi Stellar Capacitor sono molto molto meglio rispetto a quelli che avevamo prima. Ora con questi dovrei essere in grado di fare questo. Sì, ho una brutta notizia: il Thorium, in cui prima eravamo strapieni perché avevamo preso il lingotto della Landcraft, non è più compatibile dato che è stata rimossa, e adesso saremo obbligati a fare il toglilingotto della Nuclearcraft. È un'essenza di tier 4. Ok, e come si ottiene? Dal Thorium ore. Oh, qui c'è un problema: come ottengo il Thorium? Devo andarlo a minare nel Deep Dark, immagino. Altro problema: oltre al fatto che non riesco a trovare il Thorium vicino a dove ero prima, quindi sono spostato in una zona che non avevo già caricato, quindi riesco a trovarlo qui. Cioè, il Dark Tool si è resettato, quindi devo rimetterci le cose dentro. Principalmente ho perso tutto quello che c'era dentro. Tanto non mi sembra ci sia da nessuna parte qui. Ok,
una coppa nera di come fare. E ovviamente sbagliato dimensioni. Non si troverà nel deep dark, ma si troverà nelle nostre three dimension. Finalmente hanno un utilizzo concreto per la progressione. Perché prima in realtà non ce l'avevano. Mi stai teletrasportando? Eccoci qui. Non si è chiamato lo subito. Questa sembra decisamente una zona nuova, dato che la stai caricando al momento. Un'altra mi è venuto pure l'altro dubbio, il primo è... Ma per caso, quel lingotto strano che serve questo, ha un blocco? Non ha un blocco, ok. La seconda cosa invece è il fatto che volendo possiamo automatizzare la creazione di ore della Botania per vedere se il Torin ci esce fuori lì. Magari ce lo può offrire. Ci può offrire la Botania la soluzione, così lo automatizziamo anche con la produzione di mana assurda che si ha. Accresciato. Ok, si è sistemato da solo. Continuiamo a cercare, ma non continua a non sembrarmi che si trovi. Oh, cos'è, cos'è, cos'è? Togli. Ok, trovato. 5. Ti possiamo al massimo triplicare, immagino. Mi sa proprio di sì. O quadruplicare col piloto, ma serverebbe anche il cinema. Beh, ti posso triplicare al massimo, ma... Perché alla fine questo ci serve per fare il melodic, giusto? Giusto. Il melodic ci serve per fare che cosa? Questi. Ok, un Thorium uguale un melodic. Ma ci serve anche per fare lo stella. Qui o ci metto un quarry o lo scavo tutto a mano, ma sembra anche piuttosto raro. Ok, non troppo raro, ma rispetto alla quantità che ci serve è poco. Decisamente poco. E poi mi sbaglio o prima qui non c'erano gli ore della Nuclear Craft? Perché mi sembra che adesso ci siano. So, per esempio, il lithium, il boron, il magnesio. Sa che ha cambiato i config anche di questo mondo. Quindi non serve più il deep talk. Cioè, il deep talk ce n'è sicuramente di più, ma considerato che non c'è il thorium. Insomma, questo è il risultato ottenuto da 36 ore di thorium. Tecnicamente per ora dovrebbe bastarmi, anche perché precedentemente avevo già craftato alcuni lingotti. Infatti forse avrei dovuto craftarli prima dell'upgrade del pack, ma in realtà non sarebbe considerato neanche più legit, perché non essendoci più la landcraft, uno che inizia il pacchetto, questo thorium non può più ottenerlo come lo avevo ottenuto io.
mi sembra un po' come citare, ma va bene così, credo, immagino. Non lo so, faccio quello che serviva. Ora che mi sono ricordato, se non sbaglio, al posto dell'arbitro c'era il Nandium. Adesso possiamo fare il capacitor. Mi vuole questo. Sì. Beh, dovrei farne quanti più possibile. E i macchinari della minerale sono piuttosto lenti a importare uno a uno. Cioè possono importare stack, ma solo di uno. Lulu. Dovrebbe essere finito, sì. 5 Melodic Capacitor. Adesso per lo stella richiesta pure il cobalto, che cosa strana. Quindi ce l'ho in Cyan Plastic. Non ce l'ho. La faccio. Dovrebbe essere Cyan. Bloccata. E quindi sono davvero lenti. Non faccio degli speed upgrade, ma per il momento non credo servano. Quindi abbiamo la plastica. Sì, decisamente non servono, ne basta 5. Poi compressed iron. Redstone ingot, e direi che intanto questi li mettiamo dentro. Poi l'altra cosa era il microchip, si fa col transistor, si fa con l'energized. Ora gli energized li ho usati tutti? Spero vivamente di no. Energetic Energized. Energized, ok, ne ho 11. Ora posso fare questi possono fare anche a stack. Quanti ne 16. Ah, ma uno te ne dà 32, mi sembra molto equilibrato. E questi non so cosa siano, ma faccio stack perché sembrano semplici. Uno stack e due, non male. Servivano solo questi 5. Chiedo perché non vengano importati. Perché non c'è abbastanza pressione. Per caso è finito il core? È finito il core. Avresti bisogno di un solo bar per funzionare, quindi. Sì, infatti funziona subito. Sta funzionando. Deve arrivare al bar. Sei quasi. 0,9. Dovresti. Sì. In primo. Capacito. I primi 5. Perché ne stai esportando uno a uno? Non importa. Questi sono molto importanti, perché con 5 possiamo fare un printed circuit board. Ce ne serve un altro, ok? E poi i transistor, che sono per l'appunto i transistor che io ho craftato tutti in microchip o no?
No, mi osei. Quindi questi ci sono la plastica nera. Che ce l'ho già. E di questi. E sei di compresso d'aluminio. Quindi questi dovrebbero farmi 6 transistor. Ovviamente qua non ho messo il filtro, quindi mi sta estraendo le cose che ho messo. Tra l'altro non posso mettere il nome del transistor, perché per fare il transistor hai richiesto un transistor. Assurdo. Sembra che abbia messo qualcosa in più. Sì, 6 transistor. Ok. E con questi direi che sono a posto. Adesso mi manca un capacitor. L'anno assemble PCB dovrei avercelo già. E posso fare due printed circuit board che mi servono per fare l'MA controller. Mi serve anche i crystal cluster e reinforced, per cui continueranno a servirmi i capacitor. E poi inizierà anche la slow sorcery. Ma direi che queste cose le farò tutto off camera, perché voglio, alla prossima volta che mi metto a registrare, avere un MA controller. Quindi non so se questo sarà un episodio, ma nel caso, al prossimo episodio.